Bentrovati al Notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme, come di consueto, gli appuntamenti in calendario per i prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che il comune di Montebelluna e il Memoriale Veneto della Grande Guerra presentano il reopening della mostra Spirito e Corpo, Fede e Alimentazione in Guerra. Il percorso espositivo interattivo e multisensoriale rappresenta un'occasione per riflettere su come fede e alimentazione raccontino la storia dell'umanità da molteplici punti di vista: propaganda, superstizione, spiritualità, fame e logistica del cibo. Temi che possono costituire chiavi di lettura importanti per intraprendere i conflitti di ogni tempo, anche quelli del nostro contemporaneo. In dialogo con l'allestimento permanente sono esposti numerosi reperti provenienti da collezioni private e prestigiosi musei, documenti d'archivio e immagini storiche. La mostra è visitabile dal 26 ottobre al 31 agosto 2025 presso il Memoriale Veneto della Grande Guerra di Montebelluna negli orari di apertura della sede. Nel 1955 il primo forno a microonde domestico fu la Tappen, azienda statunitense di elettrodomestici, a lanciare nei negozi il primo forno a microonde ad uso domestico, cambiando per sempre le abitudini culinarie di milioni di persone. Costruito in acciaio inox con ripiano in vetro, aveva due velocità di cottura. Il prezzo di $1,295, equivalenti oggi a 10.500, impedì che divenisse in poco tempo un oggetto di largo consumo, rimandandone la diffusione di massa soltanto negli anni 70. Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle. Michelangelo. La curiosità del territorio di oggi ci porta a scoprire il lago di Senaiga. Siamo in provincia di Belluno, l'acqua è davvero color smeraldo come vediamo dall'immagine. Questo lago di origine artificiale è un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura e della fotografia. C'è anche una passerella, una sorta di ponte tibetano che attraversa il lago a strapiombo. Camminare su questa passerella, sospesi tra il lago e la montagna, offre una vista mozzafiato e un senso di totale connessione con il luogo. Nel lago si specchia il Monte Coppolo, montagna simbolo di Lamon. Sentieri per arrivarci offrono panorami indimenticabili e la possibilità di ammirare diverse specie di alberi e piante. Inoltre non mancano punti panoramici dove fermarsi a contemplare la bellezza del lago e delle montagne circostanti. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.